Presso il centro commerciale La Fontana a Lanciano è stato inaugurato un infopoint della Ecolan, società che si occupa della gestione dei rifiuti in gran parte dei comuni della provincia di Chieti. Al taglio del nastro il presidente Massimo Ranieri, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini e l'assessore Tonia Paolucci, Graziana Chiola di Ecolan, presente il consigliere regionale con delega rifiuti Nicola Campitelli. Lo sportello informativo vuole essere un contatto diretto con gli utenti dei comuni soci, che potranno avere assistenza, servizi e informazioni sulla raccolta differenziata. Massimo Ranieri, presidente di Ecolan, come nasce questa ulteriore iniziativa che ha lo scopo di avvicinarsi sempre più ai cittadini? Vabbè, intanto è l'autorità ARERA che ci ha, diciamo, in qualche maniera, non dico costretto, ma prevede che per avvicinare gli utenti che hanno un basso livello di digitalizzazione alla società, quindi anche un punto fisico, oltre, diciamo, alle strutture che abbiamo sia, diciamo, presso il nostro ufficio, più tutta l'attività online che è possibile fare, quindi prenotazione e quant'altro, abbiamo dedicato alle utenze, quella, ripeto, con un basso livello di digitalizzazione, anche un punto fisico dove chiunque può venire a prenotare per esempio gli ingombranti, prendere le buste per l'organico, i mastelli, insomma è un punto informativo a tutti gli effetti. Ecco, avete scelto anche un posto raggiungibile dove c'è l'ascensore, parcheggio, nel centro commerciale La Fontana. Sì, chiaramente questa è una location molto utile per quelle utenze anche, diciamo, sensibili, definiamole così, perché consente di poter parcheggiare, consente di utilizzare immediatamente l'ascensore. Chi deve caricarsi ad esempio i mastelli può tranquillamente caricarli e portarli direttamente in macchina, quindi, diciamo, la scelta è venuta sul centro commerciale L'Oasi proprio per questa ragione. E da pochi giorni è stato anche approvato il bilancio del 2023, bilancio positivo, cosa si sente di dire a proposito? Sì, qualche giorno fa siamo stati in assemblea con i sindaci che hanno approvato il bilancio 2023, quest'anno abbiamo raggiunto quasi 29 milioni di fatturato e con un utile importante di 590.000 euro appunto di utile che non abbiamo ridistribuito ai comuni soci perché l'assemblea ha deciso di lasciarli in società e di utilizzarli per ulteriori servizi per le utenze. Parliamo anche dei progetti in atto nella vostra struttura, proprio dove si trova la sede della discarica Cerratina. Sì, vabbè, noi l'abbiamo definito Parco della Transizione Ecologica, stiamo finendo i lavori dell'impianto di compostaggio che tratterà il nostro organico e la prossima settimana ci sarà la consegna dei lavori per la costruzione del digestore finanziato con fondi PNRR. E nell'arco di 10 mesi dovremmo concludere i lavori di entrambe le strutture che sono comunque collegate tra di loro e quindi a giugno-luglio dell'anno prossimo dovremmo cominciare a trattare il nostro organico per produrre biometano e compost di qualità per l'agricoltura. Ultima cosa, la tariffa puntuale, che cos'è e quando entrerà, diciamo, in vigore? La tariffa puntuale prende spunto dal principio comunitario che chi inquina paga, quindi chi produce più rifiuto dovrebbe pagare qualcosina in più. Noi l'abbiamo cominciato con una sperimentazione a Lanciano su via Spataro, il progetto l'abbiamo redatto sulla base di questi dati, diciamo, della fase sperimentale e quindi abbiamo indetto delle gare per acquistare le attrezzature e quindi da quest'estate cominceremo a togliere tutte le attrezzature esistenti per mettere su, diciamo, questo sistema di tracciamento dei conferimenti perché la tariffa puntuale, almeno nel nostro progetto, prevede di misurare il quantitativo di indifferenziato che produce ciascuna utenza e quindi ci sarà una ridistribuzione dei costi, chi è più virtuoso pagherà qualcosina in meno, chi lo è meno chiaramente, e questo ci aiuterà non tanto ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata ma a migliorare la qualità del materiale, perché oggi abbiamo uno scarto dopo la raccolta, dopo la differenziazione che ognuno di noi fa dentro casa di un 12-15%, quindi con questo tracciamento dei conferimenti pensiamo che si possa ridurre e quindi ridurre anche i costi di trattamento e smaltimento. Al taglio del nastro anche il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, che è presidente dell'Assemblea dei Sindaci. Ecco, Ecolan si avvicina sempre più anche all'utenza. Ma sì, ecco, un punto informativo importante che riguarda tutto il territorio, riguarda tutti i comuni
che fanno parte della società Ecolan. Qui si possono ritirare i mastelli, si possono chiedere informazioni. E quella politica che fa Ecolan oramai da tempo per avvicinare i cittadini a una società virtuosa che sicuramente fa un ottimo lavoro su tutti i territori dei comuni dove partecipiamo. Bisogna coinvolgere sempre di più i cittadini per far capire che i risultati di Ecolan sono stati e saranno sempre degli ottimi risultati se tutti i cittadini parteciperanno a fare quello che loro invitano a fare, quindi a differenziare, a evitare, insomma, aiutare a tenere le città pulite in generale. La raccolta differenziata a Lanciano come va, Sindaco? Ma guardi, noi siamo oltre il 75% differenziata. È vero che molti si aspettavano che con la differenziata dovevano diminuire le tariffe. In realtà approfitto dell'occasione per dire che chiaramente le tariffe vengono costruite sulla base di dati che fa l'ARERA, che insomma adesso non mi metto a spiegare in questa sede, ma al di là di questo le spese, come aumentano nelle famiglie, aumentano anche nella società, così come aumentano nei comuni, quindi le spese energetiche in particolare sono spese che fanno salire purtroppo le tariffe. Noi cerchiamo di mantenere, lo abbiamo fatto nei confronti dei nostri concittadini, chiaramente in alcuni casi ci sono stati dei piccolissimi aumenti, ma servono per tenere ancora più pulita la città e questo è l'obiettivo che a Ecolan si è dato. Nicola Campitelli, consigliere regionale che ha la delega all'ambiente e rifiuti, oggi qui all'inaugurazione di questo Info Point. Insomma, lo scopo è quello di avvicinare sempre più i cittadini, non solo telematicamente ma anche realmente, a quella che è la realtà della Ecolan. Sì, complimenti a Ecolan, a tutto il suo staff, a tutta questa realtà che sta interpretando nel migliore dei modi anche la volontà della regione Abruzzo, quella di essere vicina ai cittadini, soprattutto rispetto a un tema molto importante, no? Come quella dei rifiuti, e di semplificare, perché molte volte il cittadino non è virtuoso perché non sa come fare. Allora questo InfoPoint incarna in pieno la volontà della regione Abruzzo rispetto a questo tema dei rifiuti, quindi il rifiuto non deve essere un problema per il cittadino, non uno suicidio, ma bensì un'opportunità per lasciare qualcosa di positivo a chi viene dopo di noi. Quindi complimenti a Ecolan, complimenti a questa società che è sicuramente una delle società più virtuose che abbiamo in Abruzzo. Ovviamente bisogna sempre sensibilizzare i cittadini, ai quali va l'appello di comportarsi tutti in maniera civile. Ma sì, questo assolutamente sì, tant'è che noi come Regione Abruzzo abbiamo inserito nella legge dell'economia circolare che abbiamo approvato nella scorsa legislatura proprio un articolo dove chi meno inquina meno paga. Allora è chiaro che il cittadino per essere incentivato deve avere anche l'incentivo economico a dover spendere, cioè, se io sono più bravo perché devo pagare come quello che è meno bravo di me. Quindi questo è una cosa che noi come regione abbiamo messo nero su bianco in un articolato e che quindi da qui in avanti, anche attraverso la tariffazione puntuale, diventerà realtà e che farà sì che tanti cittadini possono risparmiare in bolletta. Gabriele Di Pietro è responsabile dei servizi. Intanto, quanti sono i comuni che sono convenzionati con Ecolan e qual è un quadro generale che le può fare? Allora, i soci sono 67, i comuni ne sono 76 perché l'Unione dei Comuni conta 9 soci, cioè come socio 9 comuni. L'andamento dei servizi è buono, la Ecolan ha raggiunto livelli che ci consolidati ormai all'80% di media sulla raccolta, della percentuale di raccolta differenziata. Diciamo, siamo soddisfatti dei servizi, ci prepariamo a nuove frontiere come la tariffa puntuale, quindi abbiamo messo le basi per uno sviluppo ulteriore su tutti i territori soci. Ernesto Salerni, sindaco di Orsogna, questo è un servizio in più a Lanciano, però aperto a tutto il territorio. Certamente, e questo è molto molto necessario, anche perché appunto è un luogo dove arrivano da tante parti, da tanti paesi dei dintorni ed è assolutamente necessario perché tante sono le domande che il cittadino si fa, anche su piccole cose, per esempio gli orari di un'isola ecologica, eccetera. E quindi la possibilità di accoglierlo, di rispondere ai suoi dubbi, alle sue domande, eccetera, è un servizio in più
che l'Ecolan, questa società così ben gestita e cosiddetta in house, no? con i comuni di quasi tutta la provincia di Chieti, ha voluto realizzare ed è sicuramente un servizio in più molto vantaggioso. Io sono con Vera, Tania e Mariella che accoglieranno il pubblico qui in questo InfoPoint. Partiamo da Vera, che cosa farete? Allora, facciamo la consegna dei mastelli, la consegna delle buste dell'organico, richieste di ritiro ingombranti e diverse segnalazioni. Siamo aperte tutti i giorni da lunedì a sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.